Amiche ed amici di Pachino Camp News, bentornati sui nostri canali. Oggi 10 aprile 2011 ci troviamo in piazza Vittorio Emanuele per l'undicesimo Memorial Mauro Adamo, ovvero una grande riunione di Fiat 500. Spero che nessuna auto mi falcia in questo momento, perché veramente la piazza si sta riempiendo sempre di più di queste vetture che hanno fatto la storia di noi italiani, del popolo italiano. Bene, il programma organizzato dal Fiat 500 Club Italia, con il patrocinio del comune di Pachino e il coordinamento di Siracusa Sud Antonino Di Tommasi. Dalle ore 10 in poi circa la sfilata, inizia la sfilata lungo le vie cittadine, poi alle ore 13 vi sarà il pranzo presso una sala ricevimenti qui in zona, e alle ore 16 di fronte alle presenze delle autorità l'assegnazione del trofeo Mauro Adamo. Saluto e ringrazio l'assessore Piero Scala, che sicuramente si è impegnato tantissimo per la riuscita di questo evento, e ovviamente Pachino Camp News riprenderà tutto quanto, faremo delle interviste, visiteremo le automobili e scopriremo i loro piloti. Ma prima di tutto diamo spazio al nostro sponsor ufficiale di questa giornata, ovvero Pescheria Il Delfino dei Fratelli Scala in via Trieste. L'unico pesce fresco buono a Pachino lo trovate lì. Occhio al bicilindrico.
se può votare anche però è caduto così di prima tutti gli Ecco, qui siamo con il signor Parrino. Salve, buongiorno. Quindi questa bella 500 è sua? Sì, mia da circa 5 anni. Da 5 anni. Comprata Alicata. Alicata. Senta, da dove venite voi? Allora, noi veniamo da Castelvetrano, provincia di Trapani, e sono il fiduciario del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Castelvetrano. Quindi lei mi sta dicendo che stamane da Trapani... No, siamo arrivati ieri da Trapani. Ma comunque con la 500 con la da 500 Trapani... abbiamo fatto 400 km. Tutta la sua famigliola? Sì, perfetto. Complimenti. Grazie. Buongiorno, scusi. Prego. La telecamera voleva sentire il rumore della sua vettura. Il rumore della mia vettura, però io non voglio disturbare gli organizzatori. Non si preoccupi, ci penso io con signor Di Tommasi. Sì, ma questa non fa rumore, questa è silenziosa. Vabbè, meglio ancora. Da dove viene, signor Barone? Da Modica. Da Modica, quindi stamattina è partito col suo bolide qui. Sì, siamo 31 macchine. 31. Lei fa parte di un club? Sì, Vittorio Brambilla da Modica. Vittorio Brambilla. Io sono il segretario. Il segretario. Senta una cosa, questa vettura è modificata? Sì. Ovvero? 700 come motore. 700 sempre raffreddata ovviamente all'aria. Quindi stamattina con tutto il club è partito da Modica, sì, ed è venuto qui a Pachino. Sì. Dove vieni, Giuseppe? Da Pozzallo. Da Pozzallo, bene. Questa macchina è una Fiat 500, anno? 71. 1971, quindi qui siamo veramente oltre quasi 40 anni, no, 40 anni di vita. La tua passione da quanto tempo è iniziata? Da 5 anni. Da 5 anni, sei giovanissimo, quindi da subito. Una parola per sintetizzare l'amore per la 500. Stupendo. Signor Canizzaro, anche lei stamattina qui presente a Pachino, la sua passione per la Fiat 500, mi dica qualcosa. Nasce da 12 anni fa, che ho acquistato un bar. Nel mio bar che ho acquistato, sì, c'era la sede di un club 500 di Pozzallo, e per questo ho comprato la 500, e da allora non finisco mai di spendere soldi. Bene, e sua moglie sarà felice e contenta? Mia moglie è felice e contenta perché io così me ne vado da solo. Bene. E la lascio a lei sola a casa, così fa tutte le faccende domestiche. Certo, e quando lei arriva a casa, prima parcheggia la sua 500 nel suo garage e poi trova la casa bella pulita. Vicino, passa tutto e facciamo una bella serata. Senta, mi parli di questa macchina, che anno di fabbricazione è? 1967. Addirittura. E neanche le dimostro, eh. Lo confermiamo noi qui in video. Senta un'altra cosa, la cilindrata sembra la stessa. È un po' più della 500 normale. Insomma, un segreto che resta. Un segreto. Made in Pozzallo. Giampiero, e vieni da? Pozzallo. Pozzallo, ma stamattina insomma qui la piazza ospita tanti pozzallesi. Anche tu con la tua Fiat 500, che anno è di fabbricazione? Del 74. Del 74, quindi giovanissima. Da quanto tempo ce l'hai questa macchina? Manco 3 mesi. Manco 3 mesi? Ma tutti da soldi, eh? Ah, Pozzallo c'è stata una corsa, una gincana. Ne si rigavate dopo? Addio, ne esci il duomo. Ciao Massimo, anche tu stamattina qui presente a questo bel raduno in piazza Vittorio Emanuele, parlaci del tuo gioiellino. Sì, ciao, io sono Massimiliano, questa è la mia Fiat 500D del 1962. Sì. Come vedete è stata tutta restaurata. Ah, ecco, è stata restaurata. Sì, quindi del 62 addirittura. Del 1962. Ma anche l'interno è stato restaurato? Sì, tutto quanto, guarda, la potete anche vedere. Particolare? Sì. Questa è cabriolet, insomma. Sì, è cabriolet. Sì. E da quanto tempo è tua? Quanto tempo? Da un anno. Ah, da un anno. Il tempo del restauro. Anche tu fai parte di un club? Sì, sono associato al Club Italia. Club Italia, sì. Bene. Ok, quindi buona permanenza qua a Pachino. Grazie. E complimenti. Grazie.
Bene, a breve intervisteremo l'organizzatore, diciamo l'ideatore di questo bello spettacolo qui stamani in Piazza Ettore Manuele, ovvero il signor Di Tommasi. La piazza si è riempita di colori. Io stesso sono colpito dalla quantità di vetture che sono presenti qui in Piazza Vittorio Emanuele. Sono veramente contento e anche, diciamo, il semplice cittadino si sta divertendo a visitare le automobili e i loro proprietari che sono accorsi da tutta la Sicilia. Ne approfitto per dirvi alcune cose riguardanti Pechino Cam News. Bene, la prima, innanzitutto siamo felici perché abbiamo sfondato il muro del 500.000 di visite sul sito, oltre 500.000 visite realizzate ieri. Poi ringraziamo tutti gli immigrati, veramente un saluto, un abbraccio da parte mia personale per le tante email che ci mandate su Facebook e sui contatti del sito pachinocamnews.it, dove ci fate tanti complimenti. Complimenti li facciamo a voi che ogni giorno scegliete il nostro sito per sapere tutto quello che succede a Pachino. E infine voglio ricordarvi che sul profilo di Facebook, vi spiego che Facebook più di 5.000 amicizie non può contenere, e quindi è nato, che già era esistente da qualche tempo, il gruppo Un occhio sulla tua città, Pachino Cam News. Bene, ringraziamo anche qui un nostro fans, quindi vi invito ad iscrivervi al gruppo Un occhio sulla tua città, Pachino Cam News. È un gruppo dove viene riportata una buona parte di quello che accade sul sito. Vi potete iscrivere ed il numero è illimitato. Eccoci qui in compagnia del signor Strano, proprietario di questa, a mio parere, una delle più belle macchine qui presenti stamane. Signor Strano, ci racconti un po'. È un 500 Vignali Cammini. Vignali. Vignali, Gammini, restaurata nel 69, sì. Tutto originale, è restaurata però, perché normalmente dopo 42 disperi anni non può essere più. Esatto. Del 69 addirittura. Del 69. Che motore monta? Sempre il bicilindri? Tutto 500, sì, bicilindri, tutto 500, posteriore tutto questo. E lei è di Giarre, abbiamo detto. Siamo, e quindi un gruppo, siamo un gruppo che siamo un gruppo per fare questi raduni. Quindi lei stamattina è partito bene bene con la sua 500 cabriolet, Spider, come si può? Cabriolet. Ho capito. Insieme al suo fedele scudiero, sto vedendo. Sì, amico Angelo. Stamattina è consentito. Sei bellissima! Non poteva mancare ovviamente la presenza di appassionati di Pachino. Siamo qui col signor Cavaliere, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è amatore della Fiat 500? Sì, sì, moltissimo. Ci parli del suo gioiellino? Ah, il mio gioiellino è stato fatto nel 2005. Sì. Da me, con le mie mani. Lei è carrozziere? Meccanico e carrozziere. Ma quasi. Che anno è la macchina comunque? La macchina è del 70, 1970, è 41 anni. Quindi è stata poi restaurata nel 2005? Tutta restaurata, tutta rimessa a nuovo. Ho capito. E quindi lei fa parte di un club anche? Sì, il Fiat Italia. Fiat Italia. Con il brigadiere di signor Di Tommasi, Antonino. Sì, sì, l'organizzatore, diciamo, esatto. Di stamane. Da dove viene, signor Giorgio? Da Modica. Modica, viva Modica. Bene, ci parli un po' della sua passione, della sua vettura. Che c'è da dire? Io ho la passione per le 500, da un 4-5 anni che faccio questo tipo di raduni. Bene. E mi diverto, passo una giornata diversa dalle altre. Esatto. E tutto qua. La sua macchina che anno è di fabbricazione? 1970. Quindi ha 41 anni? 41 anni. Beh, li porta bene come stiamo vedendo. Voglia. Voglia. Il colore originale? Sì. Un po' ritoccato poco, ma sempre il rosso originale. Beh, il motore è classico bicilindrico, sì. Normale. Normalissimo. Bene, qui è con il suo scudiero, il suo compagno. Accompagnatore. Accompagnato da mio cugino stamattina. Beh, le vostre mogli saranno contente. Penso di sì.
Bene, siamo sempre qui in Piazza Vittorio Emanuele, siamo in compagnia di Giuseppe e Nino, due amatori del mondo Fiat 500. Tantissimo amatore. Tantissimo. Devo specificare, perché noi siamo appassionati proprio da tanto tempo. Che macchina hai? Io ho una Fiat 500, sì, del 67. Che cilindrata è? 6,95. Sicuro? Sì. Non è troccatas? No, è di fabbrica così. Di fabbrica? Sì. Invece Giuseppe mi ci sta facendo la multa, ci sta facendo dei documenti. Un attimo, mi scusi. Giuseppe, tu che macchina hai? Noi abbiamo questa Bianchini dell'anno del 69, quindi ha 42 anni. Lo stato è quello che vede, nuovissima, di zecca. Siamo appassionati, io e mia moglie, di queste autovetture, perché ci fanno risalire, diciamo, ai famosi film del Regionier Fantozzi, il cui è, diciamo, espressione del vero italiano medio, e quindi noi ci identifichiamo su queste figure così, diciamo, molto pittoresche, e ci hanno ricordato gli anni. Ma una curiosità, scommetto che il vostro amore è sbocciato nella Bianchina. Guardi, non proprio. non proprio. Sorvoliamo. Però qualche cosina è sbocciata nella Bianchina, qualche cosina, diciamo. E tutto è benizio lì. Simpatici amici, ma da dove venite? Noi veniamo da Avola. Avola. Siamo qua vicino, diciamo, Pachino. Bene. E siamo appassionati di questi raduni, grazie anche al mio amico nonché compare Andolino, che è un stretto amatore delle Fiat 500. È proprio lui quello che ci trascina su queste, diciamo, piazze delle nostre belle città siciliane, anche perché al di fuori della Sicilia noi non andiamo, perché le macchine sono molto, diciamo, limitate. Ma io stamattina ho intervistato degli amatori provenienti proprio addirittura anche da Trapani. Sì, ma loro vengono anche con i carrelli, per cui le mettono sui carrelli. Ah, c'è il trucco. Sì, non vengono direttamente come noi a carne viva, ecco. Bene, allora un saluto e un abbraccio da Pachino Cam News agli amici di Avola. Anche qui presente in Piazza Vittorio Emanuele, la città di Cassibile, specificata il presidente del club Fiat 500 Cassibile, anche voi una bella sfilza di autovetture Fiat 500 colorate, ci dica presidente? Siamo partiti alle 9 stamattina, 15 macchine, siamo qua in questo raduno che è un appuntamento importante tutti gli anni, veniamo sempre, siamo felici di passare una giornata con voi di Pachino, e speriamo che tutto sommato ogni anno sia sempre migliore. Quindi 15 unità da Cassibile, ma avete anche altri iscritti? Certo, noi siamo 45 iscritti, anche perché tutti i nostri soci non possono, come si suol dire, uscire tutte le settimane, ecco. Lei che vettura ha? Ovviamente una 500. Questa dietro. Ne ha una soltanto? Io sì, poi ho una Fulvia, ho altre macchine d'epoca. Beh, però la mia passione sono le 500, perché tra l'altro le 500, dobbiamo dirlo, sì, hanno motorizzato negli anni 60 e 70 gli italiani. A prezzi veramente irrisori per quei tempi, insomma, hanno motorizzato, hanno dato la possibilità al semplice cittadino di avere una vettura. Beh, la Fiat 500, qui lo posso dire vicino ad un presidente di un club, ha fatto la storia dell'automobile italiana. Bene, come vi avevo poc'anzi anticipato, siamo qui con l'organizzatore, ideatore, insomma, tutta questa bella organizzazione, grazie ad Antonino Di Tommasi, che è qui. Un grande amatore del mondo automobilistico, ma in particolare delle Fiat 500. Sì, sono da 13 anni che porto avanti questa manifestazione con grande entusiasmo. Siamo arrivati alla 13ª edizione per ricordare una persona a noi importante, il primo cittadino di Pachino, che il 21 aprile del 2001 è venuto a mancare, per cui questa giornata è dedicata a lui come ogni anno, quindi lo ricordiamo tutti quanti insieme. Niente, sono contento che abbiamo raggiunto la soglia di 170 vetture, abbiamo degli ospiti con queste belle macchine X19 della Fiat, grazie alla partecipazione di tanti sponsor che si sono messi a disposizione, l'amministrazione comunale, siamo riusciti, certo con l'aiuto dell'assessore Piero Scala,
siamo riusciti a mettere insieme tutto quello che vedete oggi qua in questa piazza. Ma anche noi siamo colpiti, insomma, della quantità della piazza Vittorio Emanuele che si è colorata di tutte queste auto. Abbiamo intervistato persone, insomma, amatori di Giarre, di Palermo, di Trapani. Cosa unisce la passione della 500? Perché la 500? La 500 ha motorizzato l'Italia, ha fatto scendere tutti quanti dalla Vespa, dalla Lambretta, dalla moto per metterci in condizione di poter viaggiare con una piccola utilitaria. C'era gente che lavorava a Torino alla Fiat che veniva, raggiungeva Pachino, come gente che andava all'estero, perché allora negli anni 70 la macchina più comune che ci poteva permettere a tutti di muoverci era la 500, e quindi grazie all'ingegnere Dante Giocosa, disegnatore, progettatore, progettista di quest'auto, ha permesso all'Italia di motorizzarla e di metterla in movimento. Ecco, questo. Abbiamo rappresentanti e fiduciari del Club Italia, sì. Ove oggi abbiamo un ospite d'onore che è Salvatore Ignaccolo, fiduciario di Monte Carlo, che saluto con grande apprezzamento, che è qui presente. C'è anche da aggiungere che tanti amori sono sbocciati in questa vettura negli anni 60, gli anni... Sicuramente sì, chissà, magari i nostri genitori, le persone un pochino più grandi di noi, sicuramente uscivano in 500 e andavano a incontrarsi. Esatto. Così, insomma. Ok, sei Tomasi, io la ringrazio, parti Pachino Cam News e continuiamo tra poco a farvi vedere l'uscita, no? Qui dalla piazza Vittorio Emanuele per la sfilata in città. Grazie ancora. Sì, grazie a voi per questo servizio che ci avete dato, che è stata un'improvvisa, e quindi sono molto felice, contento.